Si vede già dai più piccoli tra voi come sia straordinaria questa comunità che tenta, pur tra tante difficoltà, di costruire una società giusta. La nuova Milano verrà da qui, perché in queste periferie c'è una base di popolo che affronta tutte le contraddizioni con un'umanità intensa, sentimenti che noi non abbiamo più, figli come siamo, di un'epoca consumistica che rischia il paganesimo e di tornare agli idoli. Circondato da molti bimbi e ragazzi, il Cardinal Scola entra nell'oratorio della parrocchia San Bernardo di Chiaravalle, nel quartiere Comasina, uno dei quartieri più multietnici della città. Ormai prima cintura della periferia, la zona è abitata, infatti, per un quinto da cinesi. Ma non mancano i cingalesi, tra cui Tamil, di origine musulmana, molte famiglie di origine pakistana e del Medio Oriente. Insomma, l'immagine vivente e giovane di quel meticciato di civiltà che l'arcivescovo indica da tempo come una delle peculiarità metropolitane ed europee. Tanto che il radicamento dei cinesi ha spinto la parrocchia ad aprire una scuola di mandarino per i bimbi che frequentano l'oratorio, con un gesto che è stato molto apprezzato dalla comunità sensibile alle proprie tradizioni, e non sono pochi coloro che, non cristiani, chiedono il battesimo per i loro bambini. E quando, accanto all'arcivescovo e un fedele marocchino diventato cristiano nella notte di Pasqua dell'anno scorso a dare il saluto di benvenuto a nome dell'intera comunità parrocchiale, l'emozione si fa palpabile. Siamo contenti che in questo anno giubilare lei abbia deciso di aprire proprio a noi la porta del suo cuore. Qui abita gente che viene da tante parti del mondo e che cerca di imparare a vivere insieme. Espressione a cui il cardinale risponde, commosso dell'accoglienza, nota. È molto bello per l'arcivescovo, ma deve essere bello per tutti sapere che in un quartiere, in una realtà complessa come la Comasina, il popolo, cioè voi, sente il bisogno di incontrarsi e nel rispetto profondo della nostra storia, della nostra tradizione, si incontra aperto a 360 gradi, aperto a tutti, ma proprio per questo con delle radici solide. Il lavoro, in effetti, appare straordinario. In gioco, d'altra parte, c'è tanto, il volto dell'uomo nuovo, di quello del domani. Poi, dopo la preghiera e la benedizione natalizia, a piedi si va verso l'interno del quartiere, prima in un appartamento in cui una coppia di genitori, lui italiano e lei filippina, vivono il dramma di due figli malati su tre. Quando si viene in queste periferie si capisce che la nuova Milano verrà da qui. Non c'è nulla da fare, perché se non c'è una base di popolo che affronta l'esistenza con tutte le sue contraddizioni, basta pensare alla famiglia che abbiamo visitato adesso con tre bimbi piccolissimi di cui uno diversamente abile, l'altro gravemente ammalato, la letizia, la gioia in questa casa, un'umanità intensa, quella che noi non abbiamo più come adulti e non abbiamo più come figli di un'epoca consumistica che rischia il neopaganesimo se non ritrova, rischia di tornare agli idoli, se non ritrova un senso, un gusto di vita. Si viene qui e lo si respira subito, perché la vita reale, questa è la vita reale. E senza la vita reale l'uomo non cambia, non cammina, non cresce. E ancora si sale nella casa dove vivono due ragazze cinesi, adottate, ma la parola è impropria, perché si è trattato solo di un rapporto di amicizia con i genitori naturali e di affetto per le due ragazze conosciute appena nate, da una coppia di italiani senza figli. Oggi Sofia, 17 anni, e meno di 19 Marianna, frequentano l'una l'istituto alberghiero, l'altra con voti ottimi il liceo classico, di cui dirige anche il giornalino della scuola. La storia è semplice, di quella semplicità del bene che lascia disarmati. I genitori cinesi lavorano fino a tardi nel ristorante attraverso il quale sperano di avere una vita migliore. Marianna ha pochi mesi e a poco la mamma italiana se ne fa carico, senza in nulla sostituire la madre cinese. Poi arriva anche Sofia e ovviamente non separa le due sorelline. Oggi il rapporto è felice, gratificante per tutti e fonte di una serenità che si respira in questo salotto come tanti. Non è un miracolo, non è un affido, è una condivisione di responsabilità, osserva Scola. E viene in mente che davvero, al di là di tutte le teorie sociologiche, la Milano del futuro si costruisce anche così, anzi, soprattutto così. Tira dalla
dalla gente, ripartire dalla gente e in particolare a Milano ripartire da questa fascia, diciamo, che potremmo chiamare la prima grande storica fascia periferica di Milano, che per me è il punto decisivo per il futuro della città, perché quella ancora più fuori è già stata fatta con altri criteri, è già diversa, ma questa ha sofferto molto. Ha sofferto molto e bisogna dire, perché bisogna dire la verità, i sacerdoti, la Chiesa, le suore, i cristiani hanno fatto nascere la coscienza civica di questi quartieri. Sono aperti a tutti, basta vedere i bimbi che erano in oratorio, insomma.